Prosegue il cammino di avvicinamento al 13° meeting annuale delle città creative UNESCO che si svolgerà a Fabriano questa estate. L'Italia vanta il più alto numero di città creative rapportato all'estensione territoriale, in totale 9. Il network delle città creative UNESCO nasce con lo scopo di unire una serie di città che hanno trovato nella creatività il motore del loro sviluppo economico. La rete mette in comunicazione le città appartenenti al medesimo cluster, organizzando meeting in cui è possibile confrontarsi su tematiche comuni e rafforzare le collaborazioni tra città culturalmente lontane ma allo stesso tempo simili sotto moltissimi aspetti. Fabriano è città creativa nella categoria artigianato e arti e tradizioni popolari. Breads of the Creative Cities è il progetto rivolto a tutti i cluster del network, con lo scopo principale di raccontare le tradizioni dei piatti poveri delle città creative. Il progetto del pane nell'ambito del network città creative è uno dei progetti intercluster, significa un progetto che viene condiviso dalle varie categorie, quasi tutte le categorie creative del network. È importante parlare di pane perché è un alimento essenziale per l'umanità intera e viene declinato in ogni parte del mondo in maniera diversa e quindi rappresenta un'identità culturale, un'identità umana, un'identità di comunità dei vari luoghi. E d'altra parte, pur in questa enorme differenza, è un elemento che accomuna perché la produzione del pane c'è dovunque. Questo ci è sembrato un elemento importantissimo, un progetto di UNESCO proprio nella sua identificazione più precisa. E l'abbiamo accolto, abbiamo sostenuto lo sforzo che Tason ha fatto e San Cristobal e le altre città hanno fatto per lanciare nella rete questo progetto e lo abbiamo sostenuto anche per la nostra specificità di città appartenente alla categoria dell'artigianato, del craft e folk art. E qui di craft c'è molto, c'è proprio l'handicraft, cioè c'è la manifattura del pane. E oggi siamo venuti nei forni di 3 panettieri a farci raccontare come i panettieri di Fabriano fanno il pane e a lanciare il pane di Fabriano in questa grande rete, in questo grande mondo di panettieri di tutto il mondo e portare questo prodotto italiano, questo prodotto nostro, dei nostri luoghi, alla conoscenza degli altri produttori. Quando qualche tempo fa ci è stato proposto, presentato questo progetto, abbiamo pensato come effettivamente la partecipazione al network delle città creative apra degli orizzonti e dei collegamenti impensabili. Questo perché noi già nel 2012 avevamo ipotizzato di poter riattivare i mulini che noi abbiamo sparsi sul territorio per poter produrre farina con il grano del territorio e consentire quindi ai forni di produrre un pane a chilometro zero che potesse essere identificato con un marchio, quindi magari venduto a un costo maggiore rispetto a quello tradizionale, ma che consentisse ai consumatori di sapere che quel pane dall'inizio alla fine della filiera era prodotto sul territorio. Quindi oggi questa nostra idea ha una forza maggiore, una consapevolezza maggiore, sappiamo che è qualcosa di realizzabile, percepiamo una volontà anche da parte dei produttori di andare verso questa direzione e quindi, ripeto, potrebbe essere un buon punto di partenza per riprendere vecchi progetti. Mi aspetto da questo progetto maggiori collaborazioni soprattutto con le città creative in modo da esportare il nostro prodotto anche alle altre realtà e far conoscere bene il prodotto artigianale di Fabriano. Sicuramente al progetto quello che mi aspetto molto è una connessione con gli altri fornai, con le altre città, proprio per valorizzare il pane, il prodotto, la qualità che è importantissima per la salute. Il pane è un nutrimento. Quindi come tale, se è buono, fa bene. L'importante è quello. Per il resto, capisci, ci mettiamo in comunicazione con il mondo, è bellissimo. Cosa mi aspetto dal progetto? Che il pane di Fabriano venga riconosciuto in tutto il mondo come un bene che non fa male, ma che fa bene perché è fatto con le farine buone.